Siamo all'interno dell'oratorio di Santa Maria Maddalena qui a Leguella. Da dove è partita tutta la manifestazione, Felice, vero? Sì, perché i confratelli Santa Maria Maddalena si radunano qui nell'oratorio, dove si preparano, si vestono con la cappa e la mantellina, prendono i due crocifissi processionali, la statua della Santa e ci portiamo prima nella chiesa parrocchiale di San Matteo, dove qui con i sacerdoti in processione ci avviamo verso il centro storico, dove ci aspettano già le confraternite ospiti della nostra diocesi, che si sono nel frattempo già radunate dal molo centrale. Quindi una volta arrivati al molo centrale, dopo una preghiera inizia la processione vera e propria per le vie del centro storico, dove da Piazza Garibaldi ci avviamo nel caruggio principale. E qui con molta fatica, tra gli archi, i vari fili, attraversiamo tutto nella sua lunghezza, giriamo attorno alla passeggiata e, ritornando per la stessa strada, rientriamo nella chiesa di San Matteo. Particolare che ci tengo a dire, siamo probabilmente l'unica realtà della Liguria dove riusciamo a far terminare la processione con tutti i crocifissi all'interno della chiesa, che è talmente grande e maestosa che permette a tutti di entrare. Qui c'è la benedizione quest'anno del vicario generale Monsignor Brancaleoni. Che... Poi vari riconoscimenti alle autorità, alle confraterne, autorità, e poi si torna qui. E finito qui, i confratelli Santa Maria della Maddalena si riprendono la loro santa protettrice e la riportano nella che vediamo dedicata, lo riportano qua. Allora, Felice, lei è priore della confraternita Santa Maria Maddalena di Leguella. Di Leguella, sono già 6 anni e ne ho fatti altri 9 prima. Com'è andata la manifestazione? Bene, proprio bene, veramente siamo tutti contenti. Nonostante il vento, ho visto qualche problema a portare. Bene, però siamo andati bene lo stesso. Con la forza di questi cristanti che hanno portato. Ci sono state tante confraternite che hanno partecipato. Questa volta qualcheduna meno, perché c'erano tante processioni in giro. In media quante sono? A volte siamo arrivati a 24. La manifestazione unisce sempre il sacro, quindi il messaggio cristiano, che passa attraverso la vita dei santi, di Maria Maddalena in questo caso, e il momento della festa, della convivialità, del piacere di condividere anche la fatica assieme alla gioia di questa parrocchia. È bello avere sempre queste componenti che si uniscono con la collaborazione di tanti amici che anche da altre parrocchie prestano.